La situazione a Genova in questo momento è in fermento, come credo in tutto il resto d'Italia. Stiamo lavorando tantissimo per iniziare a mettere a terra i cantieri. In questo momento sono in corso quasi tutte le progettazioni, quindi i professionisti sono molto coinvolti e c'è grande fermento e attesa. Dall'altra parte c'è grande incertezza sul fatto che questo superbonus al 110 per ora, diciamo, è garantito fino al 31/12/2021 ed è un tempo veramente molto stretto per poter programmare con tranquillità e con, diciamo, coscienza anche tutta la mole di lavoro che, se effettivamente è quella che ci aspettiamo, sarà tanta. Sicuramente è una strada, diciamo, ottima per il rilancio della riqualificazione del costruito e per far ripartire un settore, quello delle costruzioni, che per più di 10 anni è stato in gravissima crisi e non si è mai ripreso veramente. Abbiamo bisogno di, lo dicevamo questa mattina, di regole poche e chiare. Purtroppo questi decreti che si susseguono l'uno all'altro, ormai dal 2017, che si passa da ecosisma bonus a bonus facciate a super bonus, diciamo, va tutto molto bene, ma avremo bisogno di regole più chiare e che non cambiano. Invece siamo di fronte ogni giorno alla direttiva dell'Agenzia delle Entrate che esce e diciamo, modifica o trasforma l'emendamento e quindi è un continuo aggiornarsi e mai fermare, diciamo, la palla e iniziare a lavorare su qualcosa di sicuro. No, il settore ha avuto di nuovo una grandissima battuta di arresto, anche se le costruzioni, diciamo, i cantieri in generale non sono tra quelle categorie che sono state fermate in questo secondo lockdown. Il mercato ha avuto comunque una battuta di arresto, se non un grandissimo rallentamento. Questo complice il contagio, complice semplicemente la fornitura dei materiali che per la Liguria è quasi sempre al 100% oltre Appennino, quindi i trasporti, le forniture, è tutto molto rallentato, facciamo fatica. Una fatica infinita a portare avanti i cantieri, per non parlare poi dei cantieri pubblici dove effettivamente, avendo buona parte dell'amministrazione pubblica in smart working, la collaborazione con i tecnici e con gli uffici diventa quanto mai problematica. Basti pensare che per fare partire le progettazioni di tutti questi cantieri di superbonus, quello di cui abbiamo parlato questa mattina, ci vogliono le conformità urbanistiche, quindi i nostri tecnici devono recarsi o non recarsi, ma comunque poter accedere a delle banche dati comunali che in questo momento sono di difficile accesso, visto che gli uffici sono quasi per lo più presidiati da remoto. Non è ovviamente una critica nei confronti della nostra amministrazione né delle amministrazioni di tutta Italia, è un dato di fatto, c'è molta difficoltà.